Allora, dici, torna in campo, si riparte da più 9, è la sfida che precede quella col Formi, ma non bisogna pensarci. Bisogna pensare a questa sfida contro il ribelle, quelle follie, no? Quindi so che la mente può pensare, può concentrarsi soltanto su una cosa per poterla fare meglio, quindi dobbiamo essere proiettati con la mente sulla parte con il ribelle, anche perché il ribelle sta facendo molto bene la squadra, fatta anche con ottimi elementi, con ottimi giocatori che hanno calcato anche campi importanti, insomma. Quindi mi sto a elencare i ricerchi, Bernacchi tutti, Calderoli dal primo, che è il numero uno, all'attaccante che è l'ultimo, sono due giocatori che hanno calcato campi Serie A, quindi va penetratamente su questa gara. Senti, questa partita, secondo te cosa conterà del Parma? Il sangue freddo, l'organizzazione? No, ma l'organizzazione sicuramente, perché siamo in vari componenti che ci devono permettere di continuare il nostro percorso, perché comunque abbiamo visto che in casa se non capitalizziamo subito abbiamo delle difficoltà nel non mantenere un equilibrio, nel non mantenere sangue freddo come hai detto te, quindi questa è un'altra prova perché dalla squadra mi aspetto una prova di maturità sotto questo punto di vista qui. Dobbiamo cercare di capitalizzare tutto quello che viene e se non capita questo dobbiamo essere bravi a non perdere l'equilibrio, a non perdere la lucidità, a non perdere le distanze, a non perdere tutte quelle componenti che ci permettono di giocare la squadra. Stavolta non hai Giorgino squalificato, rientrerà presumo Colafi, gli hai fatto fare un po' di respiro, e in attacco invece come. Ma tanto ci sono diverse situazioni, quindi sto ancora pensando a quello che è, però sto valutando, visto anche, ripeto, quella che è stata questa settimana, ma anche la settimana successiva, su alcuni giocatori che possono venire. Adesso è paradosso, ma l'attacco che era quello che faceva un po' più paura, nel senso di infortuni, di cose, comincia a diventare il reparto forse più ricco. Abbiamo preso dei giocatori di qualità, giocatori comunque che in questa categoria qui sono di più, non hanno aggiunto. Quindi le difficoltà che ho e che voglio continuare ad avere è per come loro si impegnano in campo durante l'allenamento. Questo. Buongiorno mister, parlava prima il collega del ritorno di Corabi, che penso che possa partire dal primo minuto. Abbiamo visto ieri provare una soluzione particolare, non so se fosse in ottica domenica o se era un esperimento così, con Corabi largo sulla fascia e una coppia di attaccanti, tornando a questo 4 4-2-3-1 con Musetti che praticamente fa il secondo attaccante. Può essere questa una soluzione oppure no? Potrebbe anche essere vista perché Ciccio in quel ruolo lì è bravo, Ciccio in passato ha fatto anche quel ruolo lì, quindi ha conoscenza. E dal punto di vista invece del recupero di chi ha giocato mercoledì, perché c'è chi si è riposato, c'è anche chi ha giocato sia, penso a Melandri, per fare un nome, o altri che hanno giocato comunque entrambe le partite, la squadra come sta a livello fisico? Sicuramente qualcuno riposerà proprio per dargli opportunità di recuperare, visto che le partite, le fasi settimanali ti fanno perdere energie, quindi è giusto anche che qualcuno recuperi come hanno recuperato altri e comunque ho a disposizione una rosa che mi permette anche di farlo. Dal punto di vista un po' più psicologico, anche all'interno dello spogliatoio, si inizia a rendere conto che si sta arrivando a quello che è un po' il rush finale, perché le partite iniziano a essere quelle mancanti, iniziano a essere sempre meno. Si respira un'aria particolare o è sempre tutto L'aria come. particolare si respira un'aria che man mano che andiamo avanti diventa importante mantenere il
la testa, le gambe e anche il cuore su quello che stanno facendo. Parlando di psicologia, quanto è importante aver ritrovato i 9 punti, secondo te? Ma è importante tornare a vincere, perché abbiamo visto anche delle polemiche anche esagerate, perché nel calcio non c'è nulla di scontato. A questo devo sottolineare una lettera che qualche settimana fa ha scritto la curva, il Tras, e che li ringrazio, perché comunque stanno dando una grossissima prova di maturità e un esempio per tutta l'Italia. Senti, adesso è più difficile fare delle scelte con una rosa quasi al completo, oppure ormai c'è un Parma, non so come dire, 7, 8, 9 undicesimi, che è il Parma e tu cambi? No, è chiaro che non so più la scelta di stare qui, però all'interno di questa struttura c'è la possibilità anche di variare, di trovare anche delle soluzioni importanti per poter far fronte, ecco, a eventualmente delle difficoltà che si possono trovare all'interno di una gara, o mettendoci anche in una maniera diversa. L'altro giorno hai detto, ho voluto far vedere la barriera partita da un angolo diverso, e mi sembra che gli abbia fatto anche bene, perché è entrato 20 minuti, ha fatto più che 20 minuti lì che gli altri. Ma quella era una battuta. Una battuta, però... Lui aveva bisogno anche di recuperare, perché veramente ha spinto. Poi è un ragazzo particolare, un ragazzo che ha dei valori assoluti, ecco, solo che ogni tanto gli va ricordato, di non vuoi perché lui ci tiene tantissimo a quello che sta facendo. Quindi a volte si fa carico di responsabilità che non deve prendere. Lui deve fare le cose che sa fare, senza eccedere. Posso sapere? Mister, buongiorno. Ha pensato di far vedere a questo punto la partita da un'altra prospettiva, anche, non so, a Guasso, in mente? Matteo ha avuto un percorso un po' articolato, un po' di problemi, vuole per cause maggiori, vuole per problemi suoi, vuole perché anche per colpi suoi, perché chiaramente anche per colpi suoi. Però comunque è una cosa che ripeto, è un valore aggiunto che da parte mia cercherò di mettere nelle migliori condizioni, di esprimersi, perché giusto che sia così, ecco. Io darò la mano a lui, come lui dovrà cercare di prendere questa mano. Mercoledì, glielo chiedevo perché mercoledì abbiamo visto uscire un po' contrariato, forse magari si aspettava di giocare di più in una partita che... Le sostituzioni non tutti trovi d'accordo, anzi, trovi sempre qualcuno che è contrariato. Da lui chiaramente che è un giocatore che viene da categorie superiori, quindi fa parte un po' dello saldare quello di essere contrario. Chiaramente quando sei a caldo così hai anche manifestazioni diverse, come è capitato in passato, come capiterà. Immagino che lei gli abbia parlato, gli abbia spiegato i motivi della sostituzione, tutto a posto. Abbiamo parlato e continuiamo a fare un percorso che è giusto che si faccia, ecco. Che come lui, come tutti noi, lui, e questa è una cosa che ho detto a tutti, noi siamo un esempio banale che è stato fatto tantissime volte, siamo su una barca. E chiaramente ognuno di noi è un remo, deve a tempo, tutti insieme, dobbiamo remare in un'unica direzione. Perché, l'ultima domanda su Guasso, perché io mi sono fatto un po' un'idea tutta mia, no? Dopo un post partita in Coppa Italia contro il Correggese, lui disse, io sono qua per quest'anno e l'anno prossimo, però mi sono detto io, ma sicuro che il Parma lo aspetta fino all'anno prossimo? Cioè, il mister, la dirigenza, lo staff vogliono aspettare Guasso fino all'anno prossimo, non so, perché comunque fino adesso forse noi ci aspettavamo qualcosa di più, immagino anche lei, non so. Ma io penso anche lui. Sì. Anche lui aspetta qualcosa di più, purtroppo per cause, ripeto, per le responsabilità, ma anche per situazioni così purtroppo non semplici. Ma quello è noi dobbiamo pensare a quest'anno, a quello che è l'anno prossimo, non ci si sta pensando. Dopo, quando sarà il campionato si penserà all'anno prossimo. Con Matteo si sta facendo un percorso uguale, cioè nel senso che ogni situazione negativa deve aiutare tutti, deve aiutare specialmente chi la subisce
una crescita che diventa importante non soltanto per la sua vita calcistica, ma proprio per la sua vita, perché è in difficoltà che... E io penso che sia giusto anche avere questa prospettiva qui. Cioè, Matteo è arrivato con delle aspettative, come noi ci aspettavamo delle cose. Non sono uno di questi, ma questo fa parte di un'annata di un calciatore. Chiaramente sta a noi, ma sta anche a lui adesso prendere, come ho detto prima, una mano che gli viene allungata. Qui nessuno ha mai messo Matteo nelle condizioni di non esprimersi. Siamo sempre stati disponibili e lo saremo ancora, che è giusto che sia così. Non è che adesso la prospettiva è l'anno prossimo, la prospettiva è adesso. Tornando all'avversario, Miglietta in fase di presentazione della partita diceva è una squadra che ha fatto un punto in meno di noi tutto il girone di ritorno. Voi l'avete studiato, l'avete guardato un po', che squadra è in effetti? Che cosa si può temere di questa squadra? Ma rispetto alla Cogliazzi sicuramente è nettamente superiore rispetto alla Cogliazzi, comunque i nomi parlano per loro, perché davanti hanno Bernacci, hanno Graziani, che sono due attaccanti, hanno attaccato, ripeto, come dicevo prima, campi importanti. Dietro hanno un difensore, Poletti, che è un giocatore comunque anche lui che ha fatto diversi anni, e Calderone in porta, che è un altro giocatore importante. Quindi, il percorso che sta facendo è un percorso importante. Noi dobbiamo andare, soprattutto dobbiamo andare in campo rispettando la squadra, non è il nome o i nomi sconosciuti che devono permetterci di rilassarci o di prendere sotto campo questa gara. Perché la partita non è semplice, sta a noi renderla meno complicata. Le faccio un'ultima domanda da parte mia. Prima Nicolò diceva Corapi largo. È un esperimento dettato dal fatto che Giorgino non è in mezzo al campo oppure è una cosa che avete pensato voi così? Perché ci può No, ho stare. pensato a questa cosa perché, ripeto, Corapi l'ha già fatto all'esterno in passato, quindi avendo visto alcune immagini di dove giocava, ritengo opportuno che lo possa fare benissimo, anche per alcune caratteristiche anche agli avversari. Hai mandato qualcuno a correggere domani? Mandato A vedere il fornetto? qualcuno? No, non boicottano. Che sia Vicino. Fondrio o Ribelle, adesso lui. Io le faccio una domanda sull'evento attesissimo di stasera e non mi riferisco ovviamente al Festival di Sanremo. Se pensa che la gara di stasera sia determinante ai fini dello scudetto e come pensa andrà? Ma innanzitutto c'è un'aspettativa enorme, da lunedì che parlano di questa gara, quindi chissà che tensione arriveranno, ecco, lì i due allenatori secondo me devono essere, sicuramente lo sono perché chiaramente, bravi a non caricare ulteriormente, perché la gara è già... Il Napoli secondo me può avere un vantaggio, però la Juventus è abituata a queste partite, è abituata a stare lì. Il Napoli tra virgolette un po' meno, anche se ha l'entusiasmo, anche se ha... Io spero perché comunque Napoli sta giocando bene, conosco Sarri e apprezzo alcuni attaccanti del Napoli, spero che vinca il Napoli, però chiaramente la Juventus in questo momento è un caterpillar, ha fatto un percorso, dopo un avvio difficile e si è messa in carreggiata come ho detto prima, è una squadra abituata a stare lassù e a vivere con la giusta testa la tensione che si è creata, Dal lato della sua esperienza, quali possono essere gli uomini decisivi in questo big match? Chiaramente Dybala e Higuaín sono due giocatori, te stai parlando Sì, di sì, sì. me, No, no, Dybala e Higuaín sono due giocatori che in questo momento stanno trascinando, tra virgolette, vuoi perché Sarri è riuscito a trovare la chiave giusta per entrare nella testa di un giocatore straordinario che fino all'anno scorso
Sì, ha fatto vedere di qualità, nella straordinaria non è riuscito mai a dare una continuità. E sarebbe riuscito ad essere bravo a questo. Dybala è un giovane che ha delle potenzialità e devo dire che ha anche la personalità per, è stato bravo a avere la personalità di prendere la squadra e di trascinarla, come sta facendo. Mi scuso con i colleghi se torno al Parma, faccio solo una domanda, una curiosità semplice. Quest'anno in Serie B abbiamo imparato questa cosa della regola dei giovani, che immagino che comunque sia una cosa che influisce molto sulle sue scelte anche all'interno di una gara. Io ad esempio in Radio Cronaca stavo per cambiare, quando mi hanno chiesto che cambio faresti, avremmo perso a tavolino perché avete tolto un giovane senza pensarci. La domanda è, se non ci fosse questa regola dei giovani, in questo momento le sue scelte, cioè il suo 11 iniziale, cambierebbe poi così tanto? Oppure... No, perché ripeto, è quello che vedo in campo e poi sono i giocatori stessi che mi fanno vedere, alcune cose a cui chiedo. Enrico Ruggeri, secondo te? Grazie, io ho un'altra. Poi c'è anche il Ruggeri.